Eccoci qui riuniti oggi per assistere alla sfida finale tra esponenti della stirpe longobarda. Dopo sfide di caccia, gare di bevuta, concorsi per la barba più lunga, si terrà oggi la sfida culinaria. Le quattro squadre offriranno ai giudici succulenti piatti per dimostrare di essere i cuochi migliori. Chef Manfred, Chef Cristald e Chef Gumpert sono i cuochi che valuteranno le varie squadre. Saluti concorrenti, che pietanza avete deciso di portare oggi? Siamo lieti di rendervi partecipi della nostra cultura proponendo ai vostri palati delle prelibatezze della nostra tradizione culinaria. Alice accompagnata da una deliziosa frittata aromatizzata d'erbette e formaggio. E ditemi il motivo che vi ha spinto a portarli. Provenendo da una località di mare, è nostra usanza consumare il pesce, soprattutto nei giorni di magro. Infatti il nostro popolo si è convertito al cristianesimo durante il regno di Ruitprando, che ha seguito la linea di conversione intrapresa dal re Agilulfo e dalla regina Teodolinda nel 603. Per quanto riguarda la frittata, le uova sono un elemento fondamentale della nostra alimentazione. Amiamo degustarle fresche o bollite, o in alternativa per fare delle deliziose frittate come quella che vi proponiamo oggi. Sembra tutto delizioso e vedo che c'è anche della frutta. Esattamente, oggi vi proponiamo un dolce di frutta fresca e secca, addolcito con del miele. Il miele è un elemento assai importante per noi, in quanto è l'unico dolcificante che abbiamo. E inoltre le api sono tutelate dal nostro amato re Rotary. Queste prelibatezze amiamo degustarle noi longobardi e speriamo che anche i vostri palati le apprezzino. Va bene, vi auguro la miglior sorte e di riuscire nel vostro intento. Buongiorno. Salute. Chi siete? Da dove venite e cosa ci presentate oggi? Siamo dei fornai provenienti dalla città di Pavia e abbiamo portato qui oggi un dolce nato nella nostra città, la colomba. Interessante. E qual è l'origine di questo piatto? Deve sapere, signor giudice, che questo dolce ha origini molto antiche. Risale infatti all'epoca di Re Alboino. Quando infatti il re longobardo fu sul punto di conquistare la città e di distruggerla, alcuni fornai della città, tra cui anche noi, decisero di riunirsi e di creare questo dolce e offrirlo poi al re longobardo. Alboino apprezzò molto il gesto e anche il sapore di questo dolce. Di conseguenza decise non solo di risparmiare la nostra città, ma anche di farla capitale del suo regno. Davvero molto interessante. Quindi voi siete gli inventori di questo dolce. E quali sono gli ingredienti responsabili di aver salvato la vostra città? Gli ingredienti contenuti nella nostra colomba sono la farina di cereali, le uova, il miele, le noci, le nocciole e il latte. Sembra squisito. Questo dolce è inoltre un simbolo di riconciliazione e di integrazione tra popoli. Tempo scaduto. La squadra del Benevento porta il piatto. Presentate il piatto. Allora, questa è frutta di stagione addolcita con miele. Raffrittata aromatizzata con erbe e formaggio. Queste sono le alici aromatizzate con del rosmarino. Adesso porti il piatto la squadra di Pavia. Ecco la nostra colomba. Presenta il piatto. Ecco a voi la nostra colomba, il dolce della pace. Spero sia gradito al vostro palato come lo è stato per Alboino. Entrino le altre due squadre. Salute concorrenti, parlateci un po' di voi e parlate del piatto che presentate oggi. Salve giudice, oggi noi prepareremo un piatto che potrebbe sembrare povero, ma che in realtà è molto ricco e gustoso. Stiamo parlando del pane con lardo. E il pane come lo avete preparato? Il pane sarà una miscela di diversi cereali, come vede, mentre il lardo abbiamo preso questo uso di questo addensante di origine animale dalle popolazioni nordiche con cui i nostri popoli, i nostri clan, sono andati a contatto durante la traversata. Parlatemi degli ingredienti. Oggi useremo il lardo per fare questa ricetta, ma in alternativa si può usare anche lo strutto o ancora il garum, appreso dai romani. Mi sembra tutto perfetto, spero che la fortuna sia con voi.
Grazie, chef. Salute anche a voi concorrenti. Parlatemi un po' di voi e del vostro piatto. Salute a te. Sono contento che tu mi abbia posto una domanda del genere. Oggi voglio presentarvi un piatto tipico della mia tradizione culinaria. La salsiccia è un piatto fondamentale della nostra cultura culinaria, poiché la carne di suino viene utilizzata molto spesso. Pensa che una volta l'allevamento del maiale non veniva praticato. Siamo stati noi i primi ad attuare questa pratica. Bene, sarà tutto perfetto. Spero che la fortuna sia con voi e vi saluto. Tempo scaduto. Venga la squadra della Pannonia. Il piatto che vi presentiamo oggi è davvero ricco e pieno di energia. Sembra veramente invitante. Potete andare. Venga la squadra dell'Allemagna. Presentate il piatto. Questa è la salsiccia, stata condita con il garum e un'erba particolare, il coriandolo, di cui noi conosciamo le proprietà. Passiamo l'assaggio? Sì. E adesso, quale sarà la squadra vincitrice tra la squadra di Benevento, la squadra di Pavia, la squadra della Pannonia, la squadra dell'Allemagna? Ora che non dobbiamo più spaventare i nemici, via le barbe! Essendo state le pietanze tutte ottime, da Benevento, Pavia, Pannonia e Allemagna, è terminato tutto in un generale magna magna.